Ben ritrovati ad un nuovo video del Centro Studi Ricerche CTA 102. Oggi vi leggo un piccolo estratto di un libro che consiglio caldamente, De la causa principio et uno di Giordano Bruno, edito da Ester Edizioni. Prima di cominciare la lettura, è importante sottolineare che l'edizione di questo classico della filosofia è stata curata dal compianto Biagio Milano, che nel corso della sua vita ha stretto in un abbraccio la propria passione e la filosofia del Bruno. E grazie a questo legame ebbe l'idea di tradurre in un italiano corrente e dunque moderno e facilmente comprensibile questo saggio di straordinaria bellezza, permettendo così anche ai meno avvezzi a masticare le lingue antiche di riuscire a godere dell'immensa profondità di questo trattato. Proprio per questo vale la pena consigliare questa superba ed entusiasmante lettura. Della causa principio et uno è l'opera in cui il Bruno chiarifica ed amplia il suo pensiero riguardo alla natura, dell'universo e dell'esistenza stessa, al quale applica un sofisticato significato animistico di eternità e infinità. Il trattato è diviso in cinque dialoghi, animati da otto protagonisti in totale: Teofilo e Filoteo, che sono personificazioni dell'autore. Poi vi è Polihimnio, che è un accademico cavilloso. Gervasio, che viene creato da Bruno come provocatore di Polihimnio. Ed infine Elitropio, Dixono e Armesso, che sono dei galantuomini di alto rango. L'estratto che avrò il piacere di leggervi è tratto dal primo dialogo, che pare sia stato aggiunto agli altri quattro solo in un secondo tempo, e in cui il Bruno risponde alle feroci critiche sollevate dal mondo accademico alla sua opera La cena delle ceneri, che infatti viene appositamente citata. In questo piccolo spezzone possiamo intravedere ed intuire tutta la modernità, la complessità e la poliedricità della filosofia di un uomo la cui eredità intellettuale è in realtà molto poco conosciuta a livello divulgativo e spesso e volentieri storpiata e brutalmente semplificata. Proprio per questo credo sia un dolce obbligo il proporvi questa lettura. Dunque, buon ascolto. Armesso. Così è fatto il mondo. Noi facciamo il Democrito verso i pedanti e i grammatici, i solletici cortigiani fanno il Democrito verso di noi, i poco riflessivi monaci e preti democriteggiano su tutti. E reciprocamente i pedanti si beffano di noi dei cortigiani, tutti dei monaci e, in conclusione, mentre l'uno dà del pazzo all'altro, verremo ad essere tutti differenti in specie e concordanti in genere, numero e caso. Filoteo. Vi sono perciò diversi tipi e gradi di censure, ma le più aspre, dure, orribili e spaventose sono quelle dei nostri maggiori istruttori. Davanti a questi, però, dobbiamo piegare le ginocchia, chinare il capo, abbassare gli occhi ed alzare le mani, sospirare, lacrimare, esclamare e chiedere pietà. A voi dunque mi rivolgo, voi che portate in mano il caduceo di Mercurio, per decidere nelle controversie e determinare le questioni che accadono tra i mortali e tra gli dei. A voi, menippi, che seduti sul globo della luna, con gli occhi ritorti e bassi ci osservate, avendo a schifo e sdegno i nostri gesti. A voi, scudieri di Pallade, antesignani di Minerva, amministratori di Mercurio, bottai di Bacco, fustigatori delle Edonidi, correttori dell'entusiasmo, demagoghi del popolo errante, dioscuri delle fluttuanti discipline, tesorieri del Pentamorfo ed emissari del sommo pontefice Aronne, a voi raccomandiamo la nostra prosa,
Sottomettiamo le nostre muse, premesse, digressioni, parentesi, applicazioni, clausole, periodi, costruzioni, aggettivazioni, epitetismi. O voi venditori d'acqua zuccherina, che con belle parole conducete l'animo, legate il cuore, affascinate la mente e mettete in postribolo le anime nostre peccatrici, riferite con obiettività i nostri barbarismi, evidenziate i nostri errori grammaticali, tappate le puzzolenti voragini, castrate i nostri asini, scusate i nostri spropositi, perdonate le nostre cacofonie. Torno a scongiurarvi tutti in generale, e in particolare te, severo supercigliose selvaticissimo maestro Polihimnio, che deponiate quella rabbia contumace e quell'odio tanto criminale contro il nobilissimo sesso femminile, e non turbate la bellezza del mondo che il cielo coi suoi tanti occhi contempla. Tornate, tornate a voi e richiamate l'ingegno attraverso il quale vedrete che questo vostro livore non è altro che mania e frenetico astio. Chi è più insensato e stupido di colui che non vede la luce? Quale pazzia può essere più abietta che, per ragioni di sesso, è nemico della natura stessa come quel barbaro di re di Sarza che, per aver imparato da voi, disse: «Natura non può far cosa perfetta, poiché natura femmina vien detta». Considerate piuttosto la verità, alzate gli occhi all'albero della conoscenza del bene e del male e notate la contrarietà ed opposizione esistente tra l'uno e l'altro. Osservate cosa sono i maschi e cosa sono le femmine. Voi mettete da una parte il corpo maschile, che è vostro amico, e dall'altra l'anima femminile, che è vostra nemica. Qua il maschio è caos, là la femmina è disposizione. Qua il sonno, là la veglia. Qua il letargo, là la memoria. Qua l'odio, là l'amicizia. Qua il timore, là la sicurezza. Qua il rigore, là la gentilezza. Qua lo scandalo, là la pace. Qua il furore, là la quiete. Qua l'errore, là la verità. Qua il difetto, là la perfezione. Qua l'inferno, là la felicità. Qua Polihimnio, pedante. Là Polihimnia, musa. E finalmente tutti i vizi, difetti e delitti sono maschi. E tutte le virtù, eccellenze e bontà son femmine. Quindi la prudenza, la giustizia, la forza, la temperanza, la bellezza, la maestà, la dignità, la divinità, così si chiamano, così si immaginano, così si descrivono, così si dispongono, così sono. E per uscire da queste ragioni teoriche, nozionistiche, grammaticali, convenienti al vostro argomento, e venire alle naturali, reali e pratiche, vi deve bastare questo solo come esempio, e a legarvi la lingua e tapparvi la bocca se qualcuno dovesse chiedervi di trovare un maschio migliore o simile a questa diva Elisabetta che regna in Inghilterra, la quale, per essere tanto dotata, esaltata, favorita, difesa e sostenuta dai cieli, invano si sforzeranno di denigrarla la ridda di parole e forze. A questa dama dico, di cui non v'è che sia più degno in tutto il regno, non v'è che sia più eroico tra i nobili, non v'è che sia più dotto tra i togati, non v'è chi sia più saggio tra i consiglieri, al confronto della quale, tanto per la bellezza fisica, tanto per la conoscenza delle lingue, sia volgari sia dotte, tanto per la conoscenza delle scienze e d'arti, tanto per la prudenza nel governare, tanto per la felicità di grande e lunga autorità, quanto per tutte le altre virtù civili e naturali, vilissime sono le Sofonisbe, le Faustine, le Semirami, le Didoni, le Cleopatre e tutte le altre, delle quali si possano gloriare l'Italia, la Grecia, l'Egitto e altre parti dell'Europa ed Asia del passato. Testimoni mi sono le fortune di questo secolo presente, quando nel dorso dell'Europa, correndo irato il Tevere,
Minaccioso il Po, violento il Rodano, sanguinosa la Senna, torbida la Garonna, rabbioso l'Ebro, furibondo il Tago, travagliata la Mosa, inquieto il Danubio. Ella con lo splendore degli occhi suoi, per 5 lustri e più, ha messo pace nel grande oceano, che col continuo flusso riflusso lieto e quieto, accoglie nell'ampio seno il suo diletto Tamigi, il quale, fuor d'ogni timore e noia, sicuro e gaio si spasseggia, mentre scorre sinuoso per le erbose sponde. Or dunque, per cominciare da capo, quali risponde Armesso? Taci, taci. Di nuovo Filoteo. Non ti sforzare di aggiungere acqua al nostro oceano e lume al nostro sole. Non distrarti, per non dir di peggio, disputando con gli assenti polimeni. Tenete a mente questi dialoghi, affinché mettiamo a frutto questo giorno e queste ore.